L'unità nel centro-est c'è sempre stata, il centro-est è unito in tutta Italia, sarebbe stato strano che non fosse unito in Calabria, che è la regione che ha più problemi e che quindi ha bisogno di maggiore unità, di maggiore convergenza. Il centro-destra anche in Calabria ha dimostrato grande senso di responsabilità. Sud in testa può essere una fucina importante di classe dirigente. Noi dobbiamo affermare un nuovo modo di fare politica in Calabria. Non dobbiamo limitarci alle rivendicazioni, dobbiamo pretendere che ci sia la giusta attenzione del Paese, del Governo nazionale verso la Calabria, penso per esempio agli investimenti in infrastrutture, ma dobbiamo dimostrare che c'è una classe dirigente in Calabria che non chiede assistenzialismo, che sa che la Calabria è ricca di risorse, oggi per via del PNRR anche di risorse economiche. Queste risorse possono essere risorse di sviluppo a condizione che si mettano in piedi progetti, si ragioni nella direzione di evitare l'assistenzialismo che uccide il futuro dei giovani attraverso forme di precariato e non crea sviluppo e lavoro stabile. Sono felice di essere qui con Andrea Caroppo, sono felice di essere qui con il nostro candidato al Consiglio regionale che fa riferimento a questa esperienza, candidato in Forza Italia, ma fa riferimento a questa esperienza che è radicata in tutto il Mezzogiorno, perché vogliamo insieme dimostrare che c'è una classe dirigente che può stare con la schiena dritta, senza complessi, rispetto alla classe dirigente del resto del Paese. Ecco, il nostro compito è di dimostrare al Paese che c'è una Calabria che il Paese non si aspetta. Sud in testa starà molto vicino al futuro presidente, proprio perché in lui vediamo finalmente una finestra aperta verso questo XXI secolo che dovrà cambiare, grazie al suo contributo, dovrà cambiare i nostri territori e cambiare la Calabria. Sud in testa per ribaltare finalmente, capovolgere l'Italia, mettere il Sud in testa a tutto. In conferenza stampa avrete sentito tante emergenze che ci sono, io vorrei sottolineare però che ci sono anche tante situazioni positive in Calabria, mi riferisco per esempio ai territori, all'ambiente, all'archeologia, all'agroalimentare, con tantissimi GP e tantissime DOP, tantissime identità territoriali che ci invidia il mondo. C'è ancora tanto da fare, c'è tanto da fare, lo farò Sud in testa, ma lo farò soprattutto dall'interno di Forza Italia se sarò eletto al Consiglio regionale. Pochi progetti, progetti importanti che cercheremo comunque di mettere in campo proprio per ribaltare la Calabria da negativa, da ultima regione d'Europa, probabilmente metterla nei primi posti almeno in Italia.